Come vi ho detto poco fa in apertura di puntata, oggi ci occuperemo di un tema di attualità davvero importante che riguarda la sicurezza e che parte dagli pneumatici. Do quindi subito il benvenuto a Carlo Citarella, amministratore delegato di Hankook Tyre Italia, e che ringrazio di aver accettato il nostro invito e di averci raggiunto in studio. Grazie Alice, buonasera a tutti gli spettatori. Allora, dicevo che lo sappiamo, dotare i veicoli con gli pneumatici giusti è il modo migliore per mettersi in strada in sicurezza. È anche importante che dal punto di vista normativo ci siano delle regolamentazioni che vadano un po' anche a tutelare l'utente. Da questo punto di vista ci sono delle normative che voi vi auspicate da parte del governo che possano aiutare? Diciamo che è intervenuta proprio la comunità europea recentemente su quello che è la novità che entrerà in vigore il 1° di maggio. E sugli pneumatici c'era già un'etichetta sulla quale erano rappresentati dei valori per cui si parlava di resistenza al rotolamento, si parlava di rumorosità, quindi di decibel, e si parlava anche di aderenza sul bagnato. Dal 1° di maggio l'etichetta si evolve e quindi sull'etichetta saranno aggiunte altre informazioni proprio per tutelare il consumatore sulla scelta del pneumatico di qualità, e quindi saranno introdotti il simbolo dell'aderenza sul ghiaccio e o sulla neve e informazioni un po' più, come dire, dettagliate circa per esempio la misura del pneumatico. Sarà introdotto un QR code per eventualmente andare a guardare proprio le informazioni su un sito dedicato di tutte le informazioni tecniche del pneumatico, no, che il consumatore sta acquistando in quel momento. Ovviamente ci arriveremo gradualmente, perché oggi in stock nel mercato ci sono i pneumatici con l'etichetta precedente, il pneumatico rimane lo stesso, quindi non cambia nulla, cambia solo, come dire, le informazioni, diciamo, la comunicazione delle informazioni inerenti il pneumatico stesso. Perché poi per dei leader di mercato come voi la trasparenza rimane sempre comunque un vanto, un fiore all'occhiello. Un vanto anche quello che vi riguarda in merito al famoso test di pneumatici estivi che ogni anno viene prodotto dalla rivista Auto Bild, che verrà a breve pubblicato sulla rivista. Non si potrebbe in teoria ancora dire nulla, ma sappiamo che uno dei vostri prodotti di punta, il Ventus Prime 3, si è classificato benissimo tra 53 pneumatici concorrenti. Sì, ti ringrazio per la domanda, perché appunto è con orgoglio, no, che abbiamo appreso da pochi giorni che siamo stati, al momento siamo, sembrerebbe, classificati primi, non è ancora ufficiale, e il test viene fatto su due elementi, che sono appunto la frenata sull'asciutto e la frenata sul bagnato, e direi che col Ventus Prime 3 abbiamo ottime possibilità appunto di classificarci nei primi tre posti sul podio. E devo dire che questo è solo uno delle ultime notizie importanti di quest'anno, perché poi anche per l'invernale, per i test dell'invernale, siamo stati tra i primi tre del mercato. E la stessa cosa vale per i prodotti all season, i cosiddetti quattro stagioni. Il nostro Kinergy 4S si è classificato appunto sul podio, è stato il terzo classificato tra tutti i test europei. Avete lavorato molto per raggiungere questa posizione anche dal punto di vista della comunicazione del vostro marchio, che vi ha dato obiettivamente ottimi risultati, mi confermi? Sì, ormai sono anni che investiamo appunto su quella che è la cosiddetta brand awareness, quindi la visibilità del marchio, e devo dire che per noi italiani è molto importante aver raggiunto la leadership in Europa su questo valore della conoscenza del marchio. E abbiamo superato quello che è l'80%, che è considerato appunto l'ingresso nell'Olimpo dei marchi premium, e questo ci viene da appunto una serie di attività che abbiamo fatto negli ultimi anni, che vanno dalle sponsorizzazioni,
la più famosa di tutte è quella dell'Europa League, il campionato europeo di calcio, e dall'altra parte del Real Madrid, quindi noi siamo partner ufficiali del Real Madrid, e poi di altre attività, ovviamente a partire dal motorsport, su cui abbiamo appunto annunciato già che dall'anno prossimo saremo fornitori ufficiali della Formula E. E sempre per quanto riguarda l'Italia abbiamo introdotto tra pochi mesi partiamo con una sponsorizzazione importante che è quella della Smart E-Cup, e questa volta con il nostro brand Laufen. Va bene, Carlo, io ti ringrazio per questo approfondimento. Era da un po' che non ti avevamo nei nostri studi, grazie di essere tornato a trovarci. Ovviamente siamo in un momento importante, adesso c'è il cambio degli pneumatici tra stagione invernale, si torna allo pneumatico estivo, e quindi immagino che per voi ci sia grande fermento. Sì, grazie a voi per l'ospitalità, e appunto ormai tra pochi giorni inizia, no, ufficialmente la stagione del cambio dei pneumatici, ed è importante che tutti gli spettatori si ricordino di controllare lo stato dei propri pneumatici e di fare non solo il cambio ma anche la manutenzione del pneumatico stesso. Ecco, io mi collego a te per rinnovare appunto questa particolare attenzione agli pneumatici, allo stato di salute del proprio veicolo in generale. Grazie ancora a Carlo Citarella, amministratore delegato Hankook Tire Italia, e noi proseguiamo con la puntata di Safe Drive.